In questa guida vi racconto come dividere una stanza senza bisogno di muri. Ebbene sì, non siete obbligati a ricorrere a pareti in muratura o in cartongesso. Ho selezionato 9 idee per creare due ambienti, cercando soluzioni che avessero queste caratteristiche. Prima di tutto dovevano essere idee rapide, quindi qualcosa da realizzare in poche ore. Parlo al massimo 1-2 giorni. Niente cantieri prolungati, niente stress, niente scartoffie burocratiche per aggiornare la planimetria catastale. Come seconda cosa dovevano essere rimovibili, perché volevo darvi una via di fuga, un piano B. Per questo le proposte che vedrete sono rimovibili in qualsiasi momento, senza sgobbare. Come terza cosa, volevo delle idee efficaci. Dovrebbe essere scontato, ma troppo spesso sulle riviste si vedono delle soluzioni che sono più adatte a dattici di Manhattan o a ville hollywoodiane, ma non era questo che mi interessava proporvi. Ho scelto soluzioni che non penalizzano la luminosità e che si adattano a diversi stili di arredo e budget di spesa. Detto questo, partiamo con la prima idea, che consiste nell'affidarsi alle tende, perché sono versatili e sono perfette per dividere ambienti anche di ampie dimensioni. Quali tende dovete scegliere? Avete diverse possibilità e vi consiglio di pensare all'effetto desiderato. Se volete creare una barriera, potete utilizzare le tende classiche dai toni scuri, perché impediscono il passaggio di luce, naturale o artificiale, e aumentano la sensazione di privacy. Ad esempio, in un piccolo open space possono delimitare zona giorno e zona notte. Se volete un effetto più leggero, potete valutare tende dai toni chiari, quindi sicuramente il bianco in primis, del giusto tessuto, come potrebbe essere ad esempio il lino, che contribuisce a dare un effetto di leggerezza. Ricordate che colore e tessuto sono responsabili dell'effetto finale. Poi ci sono le tende a fili, che nel giusto contesto fanno un figurone. In questo caso l'effetto finale è vedo, non vedo, e potete installarle tra zona angolo cottura e living, tra soggiorno e pranzo, in un open space, dove ad esempio potete delimitare la zona del letto, in camera, per creare un angolo ufficio o la cabina armadio, oppure anche nel vostro ufficio per delimitare delle aree di lavoro senza bisogno di innalzare delle pareti. Per finire ci sono le tende a pannelli che corrono su dei carrellini e sono davvero essenziali. Avrete molta scelta anche per queste tende, ne troverete di diverse misure, economiche, di design, di vari materiali e colori o temi. Avete a disposizione davvero tantissimi temi. Alcune alle estremità hanno anche un profilo in metallo che serve a tenerle tese. Se vi interessa l'idea delle tende a pannelli e magari volete approfondire e guardare qualche proposta, date un'occhiata alla descrizione del video, perché ho lasciato un link dedicato con una serie di informazioni. La seconda idea è un classico e consiste nell'utilizzare un paravento. I paraventi vengono realizzati in tanti materiali, si va dal legno, alla carta, al bambù, al ferro, ma principalmente i paraventi sono di due tipi. Il primo è il paravento mobile, che prendete e spostate dove preferite. Il secondo è il paravento fisso, e in particolare quello dell'immagine l'ho trovato su Amazon ed è un modello componibile, con cui creare anche un grande separé. Si fissa al soffitto tramite un kit incluso col prodotto ed è disponibile in due colori, bianco o nero. Ovviamente anche per questo prodotto ci sono le informazioni nella descrizione del video. Come terza idea ho pensato alla libreria, e questa proposta ha tanti vantaggi perché in commercio troverete molti modelli dal diverso design, colore. Tra l'altro le librerie sono componibili e quindi ottime per delimitare grandi spazi, e infine sono perfette per qualsiasi ambiente. L'unico neo è che la tanta scelta rischia di mandarvi in tilt, e quindi provo a semplificarvi la vita. Potete valutare tre tipi di librerie. Ci sono quelle componibili, quindi vari elementi assemblati fra di loro. Ci sono quelle sospese, e mi riferisco alle librerie fissate al solaio, che danno proprio la sensazione di scendere dal soffitto. E per finire ci sono le librerie fissate sia al solaio che a terra. Questa della libreria è una scelta quasi sempre vincente,
perché si adatta praticamente a qualsiasi stile di arredo. Senza contare che se comprate una libreria avete anche un'ottima scusa per acquistare dei libri. La quarta idea è quella di affidarsi a dei pannelli scorrevoli. E qui non vi parlo di semplici porte scorrevoli con misure standard e il controtelaio. In questo caso si tratta di antescorrevoli bifaciali personalizzabili nelle dimensioni e nei materiali. Sono ante che scorrono su dei carrelli, sicuramente c'è il carrello nella parte superiore che funge da guida, e a volte c'è anche una guida nella parte inferiore. Non è scontato, dipende dal modello che acquisterete o se lo vorrete installare. È una soluzione che mi piace molto, innanzitutto perché è diversa dalle solite porte scorrevoli, e poi è una soluzione contemporanea, moderna, e vi permette di coprire anche ampie dimensioni. La quinta idea è affidarsi a un giardino verticale interno. Ne ho già parlato, ho già realizzato un video. Questi sono dei veri e propri capolavori, perfetti se amate le piante, e sono progetti che vengono creati su misura per le vostre esigenze. Quello che vi consiglio è di realizzare una parete bifaciale, quindi una parete che ha vegetazione su entrambi i lati, perché l'effetto finale è meraviglioso. I pro del giardino verticale interno è che è bellissimo, porta valore alla casa ed è qualcosa di diverso. Il contro è che se intendete realizzare un vero giardino verticale, dovete contattare un'azienda specializzata che vi farà un progetto su misura. Quindi il giardino, rispetto a molte delle idee di questa guida, ha un costo più alto. Ma non vi preoccupate, perché come alternativa c'è la sesta idea, che consiste nell'utilizzare delle piante che potete prendere e inserire in grandi vasi contenitori che già da soli delimitano un ambiente. Volendo potete prendere dei piccoli vasi e sistemarli su una libreria sospesa oppure su una parete su cui appendere i vasi. La settima idea è forse quella che preferisco e consiste nell'affidarsi al caro vecchio vetro. Vetro che potete abbinare praticamente a qualsiasi stile e potete utilizzarlo da solo oppure con altri materiali. In diversi grandi uffici io ho visto intere stanze con pareti in vetro, mentre per un uso domestico potreste pensare al vetro unito a materiali come l'acciaio zincato oppure il legno. Altri vantaggi del vetro è che non penalizza la luminosità e potete decidere il tipo di vetro, cioè se lo volete opaco, trasparente, colorato e così via. L'idea numero 8 è davvero particolare. Ho trovato un divisorio di design ideato da due giovani designer olandesi. Come vedete è un divisorio pensile disponibile in qualsiasi forma e dimensione, e ciò significa che potete creare anche forme strane ed irregolari, per capirci, e lo potete fare perché è formato da modelli decorativi che sono uniti tra di loro. Di base ci sono 6 colori, ma altri possono essere realizzati su richiesta. Sta avendo un buon successo perché è personalizzabile, è qualcosa di diverso, di design, e vi dico anche che alcune importanti aziende lo hanno già installato nelle loro sedi, ma anche i privati lo stanno richiedendo per le abitazioni residenziali. Lo potete anche ordinare via internet, tra l'altro vi viene spedito con un kit di montaggio incluso. Trovate tutte le info nella descrizione del video. La nona ed ultima idea si chiama creatività. Se ne avete siete avvantaggiati, perché per dividere una stanza la creatività può tornare utile. Vi faccio giusto qualche esempio. Potreste recuperare delle vecchie porte, sistemarle un po', dipingerle e creare un separé. Stesso discorso lo potete fare con i pallet, che si sono guadagnati la loro nicchia di amatori anche nel mondo dell'arredo. Basta davvero poco, ad esempio in questa stanza la separazione tra le due aree avviene con un semplicissimo sacco a dondolo e con un'altalena, e qui state sicuri che i bambini saranno felicissimi. A questo punto non vi resta che scegliere, scrivete un commento con la vostra idea preferita e guardate nella descrizione, perché troverete tutte le informazioni su questa guida. Condividete il video, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima puntata qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi!